liceo dal credo 1994 fino al 99 e i motivi per cui mi avevano spinto era il fatto che non mi piaceva la matematica e quindi volevo studiare materie più umanistiche. Diciamo che sono stati anni duri, ma anche molto importanti per la mia formazione. Alla fine del liceo, ho deciso di intraprendere una strada completamente diversa, quella che era un po' legata alle materie umanistiche, perché volevo in qualche modo fare altro. E quindi mi sono iscritta alla facoltà di design a Milano. Chiaramente nei primi anni la formazione classica non mi ha aiutato in questa, come dire, nell'inizio un percorso diverso. Però poi, diciamo, nel corso del tempo il metodo di lavoro, ma anche l'approccio proprio umano alle cose, sicuramente mi ha permesso di comunque di andare avanti più che bene. Perché poi diciamo che quello che il liceo mi ha dato è stato proprio un approccio alla vita e anche alla cultura, perché comunque quello che si insegna al liceo classico è proprio la base del nostro, cioè di quello che noi siamo come popolo. E quindi diciamo per me è stato comunque fondamentale avere un background culturale abbastanza, diciamo, forte. Che mi ha permesso poi di leggere i vari eventi legati allo studio, ma anche, diciamo, legati alla vita privata piuttosto che alla vita sociale, in maniera abbastanza, diciamo, profonda anche. Nella mia formazione, ho avuto anche la possibilità, di frequentare, università o anche comunque, enti, sì, universitari all'estero, in particolare in Germania. E devo dire che il liceo mi ha anche aiutato perché in qualche modo, non avendo studiato comunque il tedesco, ho dovuto essere autodidatta e sicuramente qui nell'apprendimento della lingua mi ha sicuramente aiutato e questo e quindi la possibilità poi di parlare una lingua in più, ma anche attualmente diciamo, nella mia professione mi ha aiutato ad avere ulteriori possibilità e quindi un plus importante che è stato favorito dalla capacità anche tramite il latino e il greco, insomma, di avere una certa analisi logica e quindi di poter apprendere più semplicemente in questo caso il tedesco. Un consiglio che do ai ragazzi è di comunque sfidarsi in questa, diciamo, ad intraprendere questa scuola perché ne vale sicuramente la pena, anche se saranno anni comunque duri, ma anche, come dire, molto intensi dal punto di vista intellettuale. E quindi ne vale sicuramente la pena perché poi il futuro in qualche modo restituirà questi sacrifici. Sicuramente questa è proprio una garanzia. Cioè, sono sempre molto felice di vedere come appunto le persone che hanno fatto il liceo classico sono, come dire, secondo me hanno una marcia in più. Vi saluto e in bocca al lupo.